Gauss, linea di fondo per Fields, gran movimento, non ci casca il Gauskas e rimanda al mittente il tentativo del giocatore di Stanford. Wade dall'altra parte, stoppato da Gallinari, ristoppato da Gallinari, perfeziona il recupero Felton. I nipotini di Danilo sentiranno la storia di quando stoppò il nonno due volte Wade al Madison Square Garden lanciando Felton per il canestro del meno uno. Ma questo ambiente al Garden non c'era dalla finale del 99, però veramente. Cosa fai? Secondo me possono ruotare meglio di così, però. Decisamente Gallinari contro James, dietro la schiena per la schiacciata di Eric Dampier. Volano via i Miami Heat, spinti da LeBron James. Assist che immagino rivedremo. Buon pick and roll con Turiaf che perde il controllo del corpo. Il fischio, sfondamento preso da James Jones. Però questo quintetto che Miami non riesce ad attaccare dentro l'area. Ancora Gallinari, in palleggio, esitazione, va dentro. Arriva il fischio arbitrale. Un uomo solo al comando. La sua maglia è bianco-celeste e anche un po' arancione. Applaude Spike Lee. E l'argomento comincia a diventare interessante perché Danilo ha dato via una palla scientifica in precedenza e sta battendo l'uomo dal palleggio. Chiaro che però lo show fino adesso, alla 32esima e ottava, se l'è portato via il numero 6. Con il numero 3, Carmelo Anthony in questa stagione, cifre che apparentemente non c'entrano tantissimo con una gara tra New York e Miami, ma se poi andiamo a vedere c'entrano e come. Sì, è il vero convitato di pietra della partita perché è atteso da un momento all'altro. A mio modo di vedere non è così scontato che arrivi. Il 15 dicembre è una data fondamentale per questa stagione NBA. Primo, c'è stata la più bella serata di regular season da tanti anni a questa parte. Avrei abbracciato Steve Nash per ogni assist dei 19 che ha sminestrato. C'era un'edizione wagneriana di Dirk Nowitzki e su Manu, se hai degli aggettivi spagnolo buttali lì perché io li ho finiti. C'è stata la più bella partita fino adesso del campionato, vale a dire Boston-New York, e soprattutto i free agent che ha firmato quest'estate sono, perdonatemi l'orrendo termine, commerciabili. E quindi comincia la prima fase autentica di mercato e sarà un mercato molto interessante. Wilson Chandler, piedi per terra, meno 4 Knicks, Bisi è una seconda scelta. Sì, ed è stato rookie del mese per la Eastern Conference a novembre. Per una seconda scelta non è abituale, Jerebko l'anno scorso, ma nella storia dei Knicks un giocatore in grado di andare così tante volte in doppia cifra nel suo anno da rookie. E bisogna andare al mio idolo ogni epoca, Eddie Wilkins, stagione 1984, sesta scelta, ma non prima, seconda, terza, quinta, no, sesto giro, quando due giri dopo si sceglieva il medico sociale, Khan Genghis Mongolian, così. Esatto, Eddie Wilkins, poi visto anche con la maglia di Varese in una imperdibile edizione in cui giocava con Reggie Theus, slalom gigante e anche speciale da parte di Dwayne Wade, certa facilità, Knicks abbarbicati alla partita, il tiro sbagliato e il rimbalzo di Stoudemire, è tornato Danilo Gallinari per l'ultimo assalto alla dirigenza, riceve da Felton, piedi per terra, senza paura, ancora la retina che si muove, ventello di Danilo Gallinari. E non ha ancora sbagliato un tiro da tre punti, anzi ne ha sbagliato uno, ma sostanzialmente tutte queste rotazioni lui le sta punendo perfettamente. 21 come nel famoso Fantozzi nel primo tempo, dopo i 20 nel secondo contro Boston, un back to back inebriante, spinge sul fondo, vorrebbe la palla, ha la palla, tutti in piedi a New York, un italiano al Madison. E due settimane fa ha detto: non sono LeBron e non riuscirò mai a essere LeBron, non mi butto via però. No, non lo butto via, non mi butto via, e starei attento se fossi in Knicks a calibrare con attenzione le cose, perché questo tipo di giocatore che stiamo vedendo come terzo in una gerarchia mi sembra un terzo interessante per qualsiasi livello. Stoudemire a sbagliare, muove la difesa, arriva ancora Landry Fields che prende 7 rimbalzi e mezzo, lo ridico, 7 rimbalzi e mezzo per partita. La faccia finalmente, dopo mesi, dopo anni interi di contrazione dei muscoli facciali, rilassata di D'Antoni che vede i suoi competere, passissimi di Wade, non fischiati, palla a due, tutti in piedi al Madison. È tornata la corrente elettrica dopo 2 anni, anzi, diciamo la verità, dopo 10 anni di blackout. E dei giocatori che c'erano quando qua volavano gli aeroplanini di carta, prendo soprattutto Wilson Chandler, Kill at Will, uccide al momento che vuole, Willy Blanco, Willy McFly, Will the Thrill, tutti i suoi soprannomi, questo secondo me personifica la storia dei Knicks.
E certo, perché Chandler ha visto tutti quei momenti, è l'ultimo giocatore dell'era Thomas, un paio di cose le ha azzeccate anche a Isaiah Thomas. Wilson Chandler ha visto quei momenti, ha visto le prime due stagioni di Mike D'Antoni, a dir poco disastrose al di là dei risultati, disastrose dal punto di vista dell'ambiente. Lo scorso anno contro LeBron James i Knicks hanno giocato la stessa partita nel primo quarto e poi hanno tirato giù la Claire. Qui, come vedete, la Claire non l'hanno ancora tirata giù, anche se Stoudemire sta faticando molto contro una difesa che riesce a chiudere con continuità. Taglio di Wade, bella stoppata di Stoudemire con recupero perfezionato da Fields. Parte in contropiede, attacca Felton, palla alzata con ottimismo alla Tonino Guerra per Chandler, che non può controllare. Tutta velocità per LeBron, tiene la posizione Stoudemire, si lotta a rimbalzo, ci mette una mano Stoudemire, riparte la 4% e Chandler vola in alto, tutti in piedi, invasione di campo della panchina, pazzesco! Seconda, figuratevi, seconda stoppata di Stoudemire, ambiente assurdo. E Will the Thrill, assolutamente il giocatore in campo in questo momento per i New York Knickerbockers. Incredibile, assolutamente incredibile, tocco di Stoudemire, parte la 4%, quarto tempo ormai abbondantemente sdoganato, e Mike D'Antoni con il come on che finalmente gli esce dal cuore. E che come on! Le cose che fa questo giocatore sono del tutto sorprendenti, nel senso che trova Bob Beamon, 8,90. Che ruolo ha Chandler? È un finto 4 e assolutamente non un 3, però è perfetto per giocare con Gallinari, e soprattutto quando convinciamo Stoudemire che C è il suo posto ideale per giocare con questi due, i Knicks hanno una front line contro cui non riesci mai ad adattarti. È ovvio che se gioca a C, ovvero se gioca a centro, c'è il problema del presidio dell'area, che è stato piuttosto presente nella gara contro i Boston Celtics, quando Garnett a un certo punto ha preso 4 rimbalzi sul suo errore e ha sostanzialmente vinto la partita. Veramente, non c'è bisogno del compianto Polpo Paul di Oberhausen per capire che ste frasi, ma perché non te le tieni per te? Gomito per Stoudemire che fronteggia contro Anthony, mette palla per terra, ancora viene sporcata la sua partenza, recupero perfezionato da Wade che alza per LeBron James, statua della libertà che si sposta da Ellis Island e arriva al Madison Square Garden in piena Manhattan, travestita da LeBron James in maglia numero 6. Spazio per Fields, che questa volta non prende il tiro, è un peccato mortale in questo attacco. Stoudemire ancora da fermo per Felton, che attacca, palleggia, arresto, tiro, si muove la rettina. I Knicks resilienti, se esiste una squadra resiliente, contro una grande difesa stanno prendendo i tiri che vogliono. Quello che impressiona dei Knicks è la qualità dei loro tiri contro qualsiasi difesa. Ultimi 10 secondi del secondo quarto, ancora il duello Gallinari-LeBron James, importante psicologicamente questo possesso, vediamo se qualcuno raddoppia. James contro Danilo, attacca, prende il contatto, manda per aria il tiro, la palla muore nelle mani di Stoudemire, senza il miglior Stoudemire, nella maniera più assoluta. I Knicks con un 32-23 di parziale vanno all'intervallo in parità contro, io credo, i migliori Miami Heat della stagione. Sì, che sono stati anche più 11, ma i Knicks arrivano in qualsiasi momento della partita con dei parziali tremendi ogni volta che riescono ad andare in campo aperto. Gauskas, ancora Fields a rimbalzo, una presenza incredibile. Stoudemire davanti a tutti, linea di fondo! Oh mamma mia! È tornato, he's back, come i Knicks, Amari Stoudemire. L'accoppiamento con Ilga presenta, come detto, alcune controindicazioni, però probabilmente con questi due quintetti vincono sempre i Miami Heat. Quando D'Antoni cambia la partita e quando abbassa ulteriormente il quintetto, mischia le carte. Qua Ilga ha poche chance contro l'uno contro uno di Amari Stoudemire.